È finito il ciclo. Un'altra volta. Come state, lettori? Tutto bene? Spero di sì. Io sono Luca DJ, questa è Storia dell'altra vita. Qui parliamo di fumetti e di cose nerd. Oggi c'è uno studio che è quasi completo, non è completo sinceramente, quindi non vi faccio vedere ancora nulla, però se arriviamo, quando arriviamo, se arriviamo a 3000, facciamo il tour dello studio nuovo. Allora, parliamo di Dylan Dog oggi, parliamo di Jenny, parliamo dell'ultimo appuntamento con Vasco Rossi. Copertina doppia, come sempre. La prima copertina, quella importante di Fabrizio De Tommaso, che è il copertinista di Morgan Lost, scelto per questa prova, penso anche dallo stesso Vasco Rossi, allo stesso entourage di Vasco Rossi, proprio per la sua bravura nel dipingere le copertine, non tanto in quella per l'efficacia delle stesse, ma qui non era, diciamo, non si doveva invogliare a prendere il fumetto dalla copertina, non si doveva creare una storia con la copertina, non ci serviva un copertinista, bastava un illustratore, un ottimo illustratore, e lui lo è sicuramente, in questo caso l'ha fatto benissimo. Morgan Lost invece fa delle ottime copertine. Dall'altro lato, girando, flippando il al contrario, c'è la copertina di Gigi Cavenago. Gigi Cavenago ha la sua ultima copertina in Dylan Dog. Gigi Cavenago con questo numero conclude la sua lunga carriera di copertinista di Dylan Dog. Ne ha fatti ben tanti, ne ha fatti per 5 anni praticamente esatti, e dai 30 anni ai 35 anni ha portato. Dal prossimo numero ci saranno le copertine dei Cestaro Brothers, dei fratelli Cestaro, fortissimi, bravissimi, questo è vero, fanno sempre delle ottime copertine per gli Old Boy, e cambierà anche il copertinista degli Old Boy, perché il curatore ci ha detto, Roberto Recchioni ci ha detto, cioè ha detto ad un utente su un messaggio, ha detto che non saranno loro a fare le copertine di prossimo Old Boy, quindi si occuperanno soltanto delle copertine della serie regolare. Discorso copertine a parte, andiamo un po' alla ciccia. Terzo Dylan Dog dedicato a Vasco Rossi, terza canzone sulle donne, fra virgolette, di Vasco Rossi, cantate da Vasco Rossi, è più corretto dire così, Jenny. Argomento ostico dato in mano a Barbara Balardi, che cura sia soggetto che sceneggiatura, e a Davide Fournò, che ha curato invece tutti quanti i disegni. Parto dai disegni, perché secondo me sono l'elemento essenziale di questo album. I disegni sono semplicemente stupendi, e insieme alle tavole realizzate in modo magistrale da Fournò, accompagnano benissimo questa narrazione, che non è una narrazione lineare, è una narrazione che inizia a metà, ma inizia dalla fine, ma inizia dall'inizio, cioè è una narrazione ciclica. Non sai a che punto sei quando inizi, non sai a che punto sei quando sei a metà, e alla fine ti ritrovi all'inizio. Cioè è veramente bello. Barbara Balardi è riuscita a creare una storia veramente interessante. Finalmente una storia d'amore per Dylan Dog, non se ne vedevano da un po'. Finalmente una storia d'amore, una storia nell'assurdo, una storia che ha il suo splatter, una storia che ha la sua base anche introspettiva, psicologica, importante. Dopotutto si parla appunto di Jenny, una canzone che riguarda la salute mentale. Jenny è una ragazza che ha dei problemi, a un certo punto sente delle voci che le dicono che non è adatta, non è abbastanza, e quindi si chiude in se stessa, si chiude nel suo mutismo, e nonostante Dylan Dog cerchi in ogni modo di farle capire che in realtà no, è più che sufficiente a se stessa, ma anche agli altri, non ci riesce. Perché ovviamente quando si entra in una depressione seria, una depressione
importante, non si riescono a capire queste cose. E così si porta avanti questa storia d'amore di Dylan Dog, che cerca in ogni modo di far, fra virgolette, di curare Jenny, di starle vicino, ma non è sufficiente, non è sufficiente. Questa è ovviamente, è il video ovviamente uno spoiler, è il video che vuol presentare il fumetto. Già c'è un video breve, se volete qualcosa di più stringato, ma io volevo sottolineare ancora una volta come la potenza delle tavole di Fourneau riescano anche a gestire la scrittura della Baraldi anche senza alcun balloon. Questo è un numero che scorre velocissimo, nonostante ci siano degli andirivieni proprio del ritmo scandito dalle tavole. Ci sono tavole e tavole senza un balloon, poi ce ne sono altre ricche di scritte, e poi di nuovo senza, e poi di nuovo con le scritte. Però grazie appunto anche alle griglie e alle splash page interessantissime, vi faccio vedere una in particolare, questa qui è bellissima, veramente bellissima questa qui, e sta praticamente all'inizio, quindi non è spoiler, si riesce proprio a entrare a empatizzare tantissimo con Dylan o con Jenny, dipende un po' dal vostro carattere. Io per esempio ho empatizzato con Dylan, mi sono ritrovato a cercare di salvare questa ragazza. Importante anche sottolineare come riesca Fourneau, ma attraverso la scrittura della Baraldi, a farci capire bene i momenti che stiamo vivendo, nonostante appunto sia una storia come all'interno di una centrifuga, in cui non capisci bene qual è la stella polare per prendere una direzione in lettura, anche nell'immaginazione della lettura, riesce appunto attraverso le stesse tavole a farci sempre capire dove siamo e a farci apprezzare appunto appieno il racconto. Un gran bel numero, un gran bel modo di concludere questa saga, questa trilogia, non so come chiamarla. I primi due non mi avevano fatto impazzire, il terzo invece mi ha stupito. Come al solito, dall'altro lato, il lato della copertina di Gigi Cavenago, c'è tutta quanta una parte redazionale in cui si parla di nuovo di Vasco Rossi, in cui si parla della canzone Jenny, in cui viene dato anche una mezza paginetta alla Baraldi, a Fourneau, per descrivere il loro lavoro, la loro fonte di ispirazione. Soprattutto quella della Baraldi è molto molto interessante, perché racconta come appunto le storie di vita l'abbiano portata a immaginare questa storia, e è evidente che lei stessa ha empatizzato parecchio 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 con Jenny, riuscendo a elevare quella che fra le tre è forse la meno famosa canzone di Vasco. Io per esempio la conoscevo, ma ovviamente come penso a Vasco, penso a Alba Chiara, penso a Sally, a Jenny difficilmente, a Jenny è pazza. Compratelo, è un bel numero, è un bel modo di leggere Dylan Dog, è uno di quei Dylan che si leggono ovviamente, sono assolutamente autoconclusivi, ti porta una storia, te la sviscera, è un buon modo per passare quella mezz'ora non solo staccando il cervello, ma anche analizzando una tematica importante come quella della salute mentale, della depressione, e perché no, anche quella dell'amore di Dylan Dog, questo amore che è sempre sbagliato, non è mai quello giusto.
noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Io voglio sapere la vostra nei commenti, perché effettivamente questo ciclo va analizzato un po' meglio. Io vorrei dedicarci un altro video, ma prima voglio leggere le vostre nei commenti. Un ciclo chiuso bene, che dà buone prospettive, ma che dall'altro lato, essendosi chiuso, il mese prossimo andremo a leggere la variabile che oddio, in questo momento non so di chi è il racconto e chi è il disegnatore, ma sappiamo che per il 35esimo anniversario dalla nascita di Dylan Dog ci sarà in regalo l'albo numero 1 ristampato a colori, che è un albo che è già edito, è già stato edito, mi pare, insieme a qualche collana o qualche rivista, con la mitica copertina di Villa del 1986. E c'è qualcuno che sospetta che questa sia una mossa commerciale per iniziare una ristampa a colori dei primi numeri di Dylan Dog. Non lo so, può darsi, sicuramente venderebbe tantissimo. Cioè tantissimo, sicuramente venderebbe tanto. Non lo so, perché non tutti i numeri, i primi numeri di Dylan Dog mi pare che siano colorati. Casomai scrivete qui sotto nei commenti se voi ne sapete di più. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo al video di approfondimento sull'intero ciclo e al video spoiler, in cui parliamo un po' più approfonditamente della storia e quindi di questa Jenny e di questo amore, finalmente una storia che ci sta tantissimo. Ciao belli.